se vogliamo dare concretezza a parole molto alte e serie del Presidente della Repubblica ed evitare che rimangano un monito senza esito, il governo deve decidere e ha la possibilità di decidere da qui a 20 giorni. Deve scrivere la manovra economico-finanziaria e deve decidere se in questo Paese sono più importanti i manager delle banche venete o gli F-35, oppure è venuto il momento che finalmente vengono prima i cittadini, i territori, i beni comuni, il paesaggio, la natura, le montagne, i boschi, la cultura, i giovani, il lavoro, la solidarietà. Non è un appello generico, noi l'abbiamo detto come ANCI, c'è chi sta in situazioni più drammatiche e sono gli enti in predissesto, ma non è che gli altri navigano nell'oro, basta vedere Livorno, a proposito di navigare, che non è in predissesto e che io mi sento in questo momento di esprimere soprattutto da sindaco di una città in predissesto, che governo da 6 anni senza soldi, che sono un sindaco del sud che ha riscattato una città anche profondamente, di essere vicino, indipendentemente dalle appartenenze politiche, ai sindaci del nostro paese, a cui viene assegnato sempre il cerino in mano, che alla fine è l'ultima catena che ne risponde, che mette la faccia davanti ai cittadini, che non ha risorse, basta. Io credo che è venuto il momento di dire basta. Il governo scelga, ed è una scelta che ha un valore istituzionale e politico, e non dica che non ci sono i soldi, perché i soldi ci sono. Vi ho dato la prova che i soldi ci sono. Hanno messo di domenica 5,5 miliardi. I sindaci non hanno mai osato, pur potendolo fare, chiedere miliardi di euro. I sindaci hanno chiesto nemmeno soldi certe volte, ma semplicemente snellire le procedure amministrative, eliminare delle gabbie normative. Perché se non lo fanno, dobbiamo ritenere che non è disattenzione, non è colpa, diventa volontà. E diventa una volontà politica dolosa a quel punto, dolosa, di cui si assumeranno tutti gli effetti di una politica che non tiene più conto degli enti locali. Io voglio credere che Gentiloni, così come in questi 7 mesi ha dimostrato, almeno sui tavoli con cui siamo confrontati, qui parlo come sindaco di Napoli, non come ANCI, di voler prestare rispetto e attenzione nei confronti, indipendentemente dalle appartenenze politiche, di chi si trova a amministrare non per caso ma perché eletto democraticamente dagli elettori, voglio sperare, addirittura auspicare che ci sia un segnale finalmente forte per i sindaci d'Italia, per i sindaci dei piccoli comuni, per i sindaci in predissesto, che sono quelli che proprio non possono far nulla, né assumere, né investire, né fare nulla. Il dossier, il governo ce l'ha sul